Buongiorno ragazzi, benvenuti a Cefalonia. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati in appartamento, adesso è mattina, siamo qui con questo panorama stupendo. Beh, siamo arrivati ieri verso ora di tramonto, l'aereo è stato abbastanza tranquillo, in realtà ho dormito tipo tutto il tempo, svegli, ho dormito tutto il tempo, poi siamo arrivati, abbiamo aspettato un'oretta e poi è venuto un tipo a caso a portarsi a prendere la nostra automobile. Ragazzi, ho appena preso la macchina, è una Skoda Fabia rossa a fuoco e questo guidare in Grecia è terribile, cioè sono tutte tipo persone a caso. E... siamo arrivati in appartamento, un appartamento fighissimo con la piscina luminosa la sera e una vista assurda. Cioè ragazzi, non potete capire, cioè, la piscina illuminata la sera con vista mare. È qualcosa di incredibile. E poi siamo andati a mangiare il greco in un ristorantino veramente, veramente top. Ora è mattina e direi di iniziare la giornata. Oppa. Buongiorno ragazzi. Adesso andiamo nella spiaggia più famosa dell'isola e delle isole ioniche. Ragazzi, abbiamo appena fatto il bagno, l'acqua è tipo pazzesca, è di un azzurro cristallino che non avete idea. E tipo questa è la spiaggia più importante e bella delle isole ioniche. Time won't stop, so gonna get on the ride, twisting and turning through life, no matter how rough it gets, I'll get by. In every dream I make my own, I'm never alone. I know that every day will always bring me something new. Ragazzi, il nostro soggiorno ad Assos è terminato, adesso prendiamo la macchina e andiamo verso il nord dell'isola. And my future won't exist without living now, so I spread all my footprints around, yeah. I know that every day will always bring me something new.
cioè una figata, abbiamo fatto snorkeling per la prima volta, cioè, questo mare cristallino che è tipo spettacolo. Guarda, tipo la spiaggia vicino al mare. Ragazzi, adesso siamo arrivati a Fiscardo, che sta esattamente davanti a Itaca, che è quell'isola lì. Questa è la parte più a nord dell'isola e infatti di fronte c'è Itaca. Adesso qui c'è un sentiero, la basilica, figata. Alle mie spalle è Itaca, c'è tipo una barca strabella lì, ci sta proprio bene. Adesso, da bravi italiani, andiamo a buttare via la spazzatura. Perché già... Infatti, no, è vero, non fanno la raccolta differenziata. Comunque, più che altro perché non voglio sporcare la macchina. Cioè, già ho lasciato 1000 euro. Comunque, questa cittadina è veramente carina. Abbiamo vista più o meno tutta. Della spiaggia in cui siamo andati stamattina, questa qua, che è tipo la spiaggia più famosa e bella dell'isola. Ragazzi, siamo arrivati ad Argostoli, adesso cerchiamo un parcheggio, è tipo molto molto sei giunto a destinazione a caso. Argostoli in pratica è il capoluogo, se si dice così, dei teatri di cefalone. E infatti è pieno di gente, prima volta che vedo tutta questa gente in giro, perché siamo sempre in mezzo alla natura, ma è molto carino. Il viale di questa città è una figata, è tipo completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto oggi, ma perché è molto più industrializzato. Questo è il viale di Argostoli, che è tipo molto carino, è molto molto più curato rispetto a tutto l'esterno.
casale greco anche oggi e si è portato il pane, super gentili qua, proprio bello. Allora, c'è Gabri che ha preso un cibo tipico qua di greco, che è moussakas, e io ho capito cos'è, Gabri non lo sa e quindi è qui tutto preoccupato per quello che andrà a mangiare. Secondo te cos'è? Minestrone. Comunque è tipo sti cosi super top. Cosa ne pensi? Non so neanche cos'è. Super confuso. Allora, cena fatta, ormai mangiamo solo greco e quindi mi mancherà mangiare greco quando torneremo. Comunque top. Ragazzi, nuovo giorno, buongiorno. Inizia il giorno 2, che in realtà è il giorno 3, però è il giorno 2 completo. Ora si va alle grotte. I'll wait to see your golden smile, feel of a thousand kisses, oh stay a while. Poi qua in Grecia tutti gli alberi, la maggior parte, più che altro nelle vie principali, sono colorati di bianco alle estremità. E quindi è molto carino, cioè il bianco è molto usato in Grecia, che penso sia proprio il granito, quello delle montagne. Ragazzi, buongiorno. Siamo arrivati al lago di Nissan, un posto strano importante. Andate al lago di Melissani, dentro le grotte, un po' deludente, più che altro avevi solo sto giro in barchetta e quindi pensavo un po' meglio. In più, cosa molto negativa, non si può neanche far volare il drone al di sopra, quindi non posso farvi vedere. E ora, visto che siamo in vena di grotte, oggi andiamo alle grotte Drogati, dovrò chiamarsi così. Quindi tipo mega affascinante.